Смогу обид клубок, их разорвать не в силах я. Виновных нет, а жизнь одна. Знаешь, давай побудем чуть-чуть в разлуке, давай побудем. Возможно, сердце залечит раны, любовь в разлуке еще сильнее. Часто их хочу слышать, ты только мне повтори. Очень одинок, твой голос от меня далек. Вернуть любовь не в силах я. Мир так жесток стал для меня. Не обещай, что все пройдет. Забыть смогу обид клубок, их разорвать не в силах я. Виновных нет, а жизнь одна. Знаешь, давай побудем чуть-чуть в разлуке, давай побудем. Возможно, сердце залечит раны, любовь в разлуке еще сильней. Повтори души слова. Хочу слышать, любовь у нас впереди. Повтори души слова, повтори. Я каждый день хочу слышать, любовь у нас впереди. Любовь у нас. Se bella, te guardo quanto.
progetto culturale La nostra isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Cantate, cantate ragazzi del borgo, sui cordoli, sui giunti, fratelli dell'ultima speranza, sugli alti tralicci, sulle creste dei vulcani, cantate. Un nuovo pallore mi comprime il viso, e ietto, figli bianchi, vene varicose, passioni represse, al miele dei suoi peluzzi. Suonate, suonate ragazzi dell'arso, quasi fosse domenica, senza fine e senza sonno, fratelli di madri diverse, nelle serre che mutano fiori, suonate. Un nuovo tremito mi sconquassa le braccia, distillo liquidi salati, occhi annebbiati, il mio senso di colpa contro l'audacia dei suoi capezzoli. Ballate, ballate ragazzi del porto, sulle spolette di bombe afghane, fratelli di anni di provette, come serpenti nei boschi inceneriti, ballate. Un nuovo affanno mi smaneggia il petto, azzanno, lingua profonda, freddezza immensa, il mio orgasmo invadente tra le sue dita attorcigliate al fungo. Fuggite, fuggite dal borgo, dall'arzo, dal porto, mosche insaccate nei carburi, fratelli di Ignazio, dal carnevale, antico, falso e bigotto, fuggite. Un nuovo grido mi scatena l'anima senza prudenza. Andiamo. Come rinato, nudo e puro, nella sagra del peccato, al fuoco del tuo sguardo. Andiamo, oltre i velluti, verso un diario della follia, spingendo insieme gli anni. Andiamo. Acconcio in gabbia il polline che resta di limitate perversioni. Andiamo, sfiorandoti per essere l'uomo che scaglia la prima pietra. Andiamo, stringendoti per essere l'uomo che punta senza paura il dito. Andiamo, amandoti per essere infine uomo. Andiamo, e punto il dito. Thank you.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, sono Ilenia Pilato, una giovane artista di 26 anni, la quale si diletta dai tempi delle scuole medie a realizzare dei collage di stoffa. Se mi seguite vi illustro la mia arte. Che vedete alle mie spalle è la mia casa, una sorta di laboratorio creativo dove prendono vita i miei quadri. Come potete vedere, alla parete lì è appeso uno dei miei ultimi lavori, una sorta di contadina con alle spalle una tipica casa isolana. Cerco di trasmettere non soltanto una scena o un paesaggio in particolare, ma soprattutto le emozioni, gli stati d'animo del momento. Il lavoro, sempre realizzato con la stoffa. Sono soddisfatta del mio operato e mi auguro di fare sempre di più, giuro di non abbandonare mai veramente questa forma d'arte. Dare vita anche a nuove forme d'arte, sì, perché no? Questo è il mio tavolo da lavoro, ci sono diverse stoffe come potete vedere e di solito le persone che guardano le mie creazioni spesso mi domandano come mai appunto mi sia venuto in mente di realizzarle con la stoffa. E diciamo che appunto la risposta è semplice, perché come stavo dicendo prima, tutto nasce ai tempi delle scuole medie, durante i laboratori di educazione artistica. Dopo aver tracciato uno schizzo con la matita, come sto facendo adesso, semplicemente un contorno su una tela o un compensato di legno come questo che ho qui, lo riempio con dei frammenti di tessuto. Innanzitutto mi taglio prima dei pezzettini di svariate forme con le forbici, dopodiché mi servo della colla vinilica e l'incollo sul compensato e li fisso con le mani. Alle volte mi servo anche di un piccolo stuzzicadenti al fine di poter fissare meglio il pezzettino di stoffa al posto giusto. Ed ecco che questo materiale duttile che mi scivola tra le mani, materico se vogliamo dire, trascende dalla sua naturale collocazione quotidiana per diventare proprio quadro. E vediamo che i pezzi riescono a compenetrarsi in nuove geometrie di forte impatto cromatico nella loro calda morbidezza corporea. Diciamo che dai paesaggi, anche svariati soggetti e scene, vediamo che appunto l'arte si snoda in varie essenze colorate, sono tutti abiti dismessi, stoffe vecchie, usate e recuperate, che stanno qui a raccontare la mia interiorità. Quindi in primo piano vengono da parte tutte le parole e parlano soltanto i sensi e le sensazioni. E ogni creazione è sempre frutto di un'ispirazione che è riscontrabile sia nell'ambiente nel quale vivo, ovvero l'isola di Ischia, ma anche nella quotidianità, nelle scene proprio che vivo nel quotidiano. Ad esempio questa che sto per realizzare è un abbozzo di una contadina venuta proprio dalla campagna dopo il raccolto dell'uva. Culturale La nostra isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Thank you.
Lei, Bruna, sedeva, mi schianti e mi stranzi. Lei, donna, ansimava, abbandonata e sola. Così va dietro un sogno, ancora schiacciando le noci tra nocche, bandelle nella galleria del vento. Un sogno eterno come l'ombra, di luci, riflessi, luna, mobile, deforme, appiccicosa, più scura del buio, tacita, sfuggente, più forte del chiaro. Lui rosso fuggiva, scorteccia l'anima, lui maschio taceva, liberata, contorta, strisciava ai piedi un rischio di dune incoerenti, tra rovi, sbuffi in grotte di voli anonimi, un rischio pesante, come palle da schiavi, di gesti, attese, silenzi, senza catene, ingiuste, consunte, represse, diffuse, schiumose, più interne del tronco. Per me è un rischio, è il foglio dell'erba e del prato. Per me un sogno, è il foglio dove la pista è il deserto del fato, del soffio e del vento. E devo voltarmi a capire se è notte o c'è il sole, se è un sogno o un rischio. E il filo conduttore, oltre alla passione per i tessuti, è proprio rappresentato dal voler recuperare questi frammenti di stoffa. Come si dice, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, e diciamo che questo è il mio motto. Voglio dare voce alla mia interiorità, mi reputo una ragazza solare, quindi voglio che dai miei quadri si colga tutta questa solarità, questa voglia di vivere, vissuta appunto attraverso le scene più disparate della nostra quotidianità. Questo è un piccolo quadro di 15x39 cm, rappresentante una natura morta. Come potete vedere, è sempre realizzato tutto in stoffa. Raccontiamo la storia di Liuba, questa splendida gatta di Ischia, e speriamo di riuscire a trasmettervi tutte le emozioni che questa splendida amicia è in grado di suscitare in me, che sono la sua padroncina. È la storia di un incontro e di un affetto immediato e particolare e allo stesso tempo comune, come quello che riguarda, diciamo, tutti gli amanti degli animali domestici. Io ho sempre amato gli animali, in particolar modo tutti i gatti, perché sono dei gatti, in genere sono coccoloni e dormiglioni, sono perfetti per fare compagnia e sono ottimi per un programma di pet therapy. E Liuba è una gatta particolare, è stata trovata 3 anni fa nei pressi di Panza, che chiedeva aiuto sul ciglio di una strada. Era malnutrita, non era sdegnosa, soltanto un po' timida, inizialmente diffidente. E fu subito amore a prima vista tra di noi, tanto è vero che decisi di chiamarla Liuba, dal verbo russo Liubov, che significa amore, amare. E da quel giorno, diciamo, non ci siamo più separate. Da randagia si può dire che è diventata la regina proprio sia della casa
che del mio cuore, è di razza siamese creme caramel, come avete potuto vedere, e ha degli occhi di un azzurro intenso come l'oceano. Se le allunghi una carezza, lei fa proprio mille fusa per ringraziare delle attenzioni che le sono state date e mostrare quindi il suo gradimento. Ed è una gatta che ogni notte mi regala le sue fusa dormendo insieme a me. Insomma, credo proprio che pochi gatti come lei possano, insomma, rappresentare un legame importante come quello che c'è tra di noi. La nostra isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Mi danzi intorno a braccia alzate. Si scioglie il nodo che hai sul petto, gli occhi sono chiusi. S'apre il sipario sul tuo pudore se le labbra schiudi, i fianchi frustano i pensieri. Finalmente, io urlo, ti perdo! E non ti accorgi che vado via, mentre mi mostri la tua felicità. A tutti voi per avermi ascoltato e magari ci vediamo alla prossima. Un saluto a Roberta. Però nel tanto tempo e da circa 3-4 mesi lo seguo attraverso il suo blog. Sono stato invitato a scrivere qualcosa per il libro Da Ischia sempre poesia e così sono entrato tra i finalisti con la mia poesia che è il codice numero 20. È una poesia che si addice perfettamente all'ambiente dove Mancini ha vissuto e dove lui ha messo in evidenza tutta la sua sensibilità. Anche lui da imprenditore prima, poi ha voluto un momento di riflessione e nel momento di riflessione sta dando tutto di se stesso per l'arte. Perché poi è quella che ti fa sentire veramente bene. E lui lo vedo come si sente bene, come partecipa e come usa tutta la sua enfasi per far sì che quello che produce, quello che dà agli altri, glielo dà veramente poco.
стало цілий, долі половинки, вижиття частинки. Ти моя коронька єдина, як хочу бути я щаслива, бо те життя дві половинки, віночок вишию барвінко. Віддам любов нікому, не відпущу від свого дому, і ціле яблуко із раю я ні на що не проміняю. Яблуко із раю з неба нам злітає, тільки но не цілий, щоб шукати вмілий, я свою впізнаю навіть чужим краю, рівна половинка, ти життя частинка. Ти моя паронька єдина, як хочу бути я щаслива, бо те життя дві половинки, віночок вишию барвінком. Я не віддам любов нікому, не відпущу від свого дому, і ціле яблуко із раю я ні на що не проміняю. Життя дві половинки, віночок вишию барвінко. Я не віддам любов нікому, не відпущу від свого дому, і ціле яблуко із раю я ні на що не.